Ciao ragazze, ciao ragazzi, oggi voglio fare questo video sui 5 trend di bellezza da non provare assolutamente. Voi lo sapete, spesso mi diverto a fare i video sui 5 tricks, i 5 trucchi di bellezza, i 5... Oggi voglio fare appunto il video su quelli da non provare assolutamente. Primo, ed ho trovato tanti post a riguardo e tanti how to in giro su internet, il che è preoccupante, è come stirare i capelli con un ferro da stiro. Ebbene sì, in molti sostengono che se non hai la piastra sotto mano, oppure non lo so, non ti funziona, ma chi se ne frega, perché tanto hai il tuo fidatissimo ferro da stiro che ti stirerà i capelli ugualmente. E io vi devo dire assolutamente no, non provatelo. Se non avete la piastra per capelli, tenetevi i capelli così come lo avete, come li avete, perché è una cosa veramente veramente stupida. Quindi questi siti sostengono che tu praticamente appoggiando i capelli su, non lo so, su un asse da stiro, su una superficie, tu possa, naturalmente stando attenti ovviamente a selezionare il, cioè tipo, non lo so, seta magari e il programma adatto ai tuoi capelli, tu possa appunto stirarli senza danneggiarli, il che è assolutamente non vero, perché se il ferro da stiro è fatto per i capi d'abbigliamento e non per i capelli, perché ci sarà? Quindi se volete i capelli lisci, andate a comprarvi una piastra se non ce l'avete, e il ferro da stiro lasciatelo per i vestiti. Numero 2, e questo sono sicura che lo conoscerete tutti. Avete mai sentito parlare della Kylie Jenner Lip Challenge, che è stato un trend pazzesco nel 2015? Mi sa, sicuramente sì, tutti la conoscerete. E che cosa, in che cosa consiste questa Kylie Jenner Lip Challenge? Cioè, praticamente basta prendere un tappo, qualsiasi un tappo di plastica, insomma un tappo, basta che le vostre labbra ci entrino, appunto infilarci dentro le labbra e poi succhiare fino a quando togli il tappo e le tue labbra sembrano due canotti che Alba Parietti in confronto di labbra non ne ha. Ebbene, questo è uno del, cioè non voglio dire il più stupido, perché poi vedrete, ne ho altri che sono molto peggio, però non è molto intelligente da fare. Uno, perché ti si possono rompere vasi sanguigni e non avete idea degli ematomi e dei lividi che vi possono comparire tutto attorno e nelle labbra a causa di ciò, che veramente, cioè, è come se uno ti desse un pugno in faccia, numero uno. Numero due, non dura manco 10 minuti l'effetto, quindi voglio dire, c'è tutto sto dolore e lividi ed ematomi che ti durano per mesi magari, per avere le labbra gonfie per 5 minuti. Cioè, piuttosto usate un prodotto di quelli, insomma, li fa la MAC, li fanno un sacco di case cosmetiche che hanno un po' di plumping effect, quindi ti fanno un pizzicorio e fanno sì che le labbra siano un pochino più gonfie. Oppure fate come me, che sopra vado sempre con la matita all'esterno del contorno labbra, ma appunto evitate questa cavolata. I tappi servono per chiudere i prodotti, lasciamoli per questo. Tre, questa è una delle più grandi cavolate veramente che girano su internet e se ne sente parlare tanto, il che è preoccupante secondo me. Praticamente consiste nell'esfoliazione del viso, niente poco di meno che con la lettiera dei gatti. Ebbene sì, la lettiera dei gatti, la sabbia dei gatti, come ben sapete, è fatta, lasciamola qua in sottoimpressione così da fare ancora più impressione, come sapete è fatta di piccoli granelli, insomma neanche tanto piccoli, granelli di sabbia, e quindi pensate di andare a strofinare questa cosa sul vostro viso. Naturalmente vi fa, cioè, non male di più, perché vi scartavetrate giù il viso praticamente, e poi è piena di sostanze nocive che sicuramente non fanno bene sulla nostra pelle da nessuna parte, figuriamoci sul viso. Numero 4, tra l'altro questo è stato un consiglio di Taylor Swift, perché lei ha dichiarato che a volte, se non ha l'eyeliner sotto mano, usa praticamente un pennarello. Ebbene sì, un qualsiasi pennarello nero, lei lo usa come eyeliner. Allora, a parte che non so, cioè con la punta, una punta simile, come lei faccia a fare un eyeliner preciso e stretto e sottile, questo insomma mi sfugge, mi viene un po' il dubbio che quello che lei ha dichiarato sia vero. Io amo Taylor Swift, amo le sue canzoni, voi lo sapete, io canto le sue canzoni come una pazza sclerata, però non userei mai un pennarello sugli occhi. Appunto, questi pennarelli non vanno usati neanche per disegnare un cuoricino sul braccio, per dire, cioè non vanno usati sulla pelle, figuriamoci sul viso, ancora peggio sugli occhi. Quindi se non avete un eyeliner, usate una matita, usate il mascara con un pennellino e fatevi la linea di eyeliner, ma veramente non usate un pennarello
per al posto dell'eyeliner, perché poi, cioè, a parte che è pieno di sostanze tossiche e quindi non andrebbe appunto usato se non per scrivere su fogli, lavagne, eccetera, ma poi magari è indelebile, non ve lo togliete più. Cioè, davvero, questo è un trend che di cui io mi meraviglio, davvero. Non so chi possa essere la persona così intelligente, senza offendere Taylor Swift, però non riesco a capire come uno possa seguire un consiglio del genere. E io appunto lascerei i pennarelli alle lavagnette per scrivere la lista della spesa. E poi arriviamo al numero 5, che è ultimo, ma non per stupidità, perché questo è veramente il trend più stupido, la cosa più cretina da fare, e voi vi stupirete, ma esistono blog post su questo di ragazze che l'hanno fatto e vi fanno vedere e vi spiegano passo dopo passo, foto dopo foto, come fare, e io ci sono rimasta veramente. Allora, praticamente, voi lo sapete, adesso è tanto di moda il teeth gap, praticamente lo spazio tra i due denti davanti. Beh, se ci siete nate, fortunate voi, non lo so, perché è di moda, è super di moda, avete presente Madonna, ecco. Se non ce l'avete, appunto questi post, questi how to siti su internet vi spiegano come fare. Praticamente questo è semplicissimo, basta prendere, e veramente, cioè, io sono allibita, non riesco a capire come qualcuno possa fare una roba del genere, però lo fanno. Basta prendere un martello e voi con il martello praticamente lo posizionate sotto ad uno dei due denti, sono gli incisivi questi, vi so di sì, sotto uno dei due incisivi a vostra scelta lo posizionate, e poi con un altro coso, con un'altra cosa, tipo, non lo so, tong, date andate a dare un bel colpo fisso, deciso, e voilà, il dente si sposterà. Naturalmente avrete la bocca piena di sangue, foto che io ho trovato su internet, non sto scherzando, il dente si sposta e poi voilà, avete questo gap, questo spazio tra i due incisivi. Ovviamente avete rischiato di perdere uno o due denti, avete rischiato di rompervi uno o due denti e di spendere milioni in dentista per un dente finto che non sarà mai come quello vostro, avete rischiato dei dolori allucinanti, magari li avete avuti, vi state dissanguando, una cosa pericolosissima da fare, però avete lo spazio tra i due denti. E quindi io sono ancora allibita e non riesco a capire. Quindi io vi lascio con questo ultimo. Adesso scrivetemi voi quale dei 5 vi sembra più assurdo, più stupido. Io direi che vince l'ultimo, però non sono tanto certa. Certo che anche il ferro da stiro, insomma, non lo so. Ditemi voi qual è il più stupido di tutti e 5 questi trend. Io vi mando un bacione e noi ci vediamo alla prossima. Ciao.